Ciao, oggi voglio parlarti del diaframma, il cosiddetto muscolo della vita, un muscolo tra i più importanti del nostro corpo che gareggia per il primato assolutamente con il cuore. Sì, perché parliamo di un muscolo fondamentale per la sua respirazione, infatti grazie a esso abbiamo una contrazione ed un movimento respiratorio e la sua contrattura determina dei dolori e dei fastidi proprio qui alla bocca dello stomaco e la comparsa di tutta una serie di sintomi e sindromi viscerali, come ad esempio quelle che riguardano la digestione, come il cosiddetto reflusso gastroesofageo. Aspetta, però, prima di continuare ti invito ad iscriverti al nostro canale ed attivare le notifiche per non perdere tutti i video che ho preparato per te proprio in questa sfera. Il diaframma però non è esclusivamente un muscolo respiratorio e le sue connessioni sono importantissime perché influenzano anche quelle che sono le strutture viscerali. Superiormente prende contatto con i polmoni e soprattutto il cuore, e inferiormente prende contatti e connessioni con il fegato e lo stomaco soprattutto, ma anche con il colon. Non dobbiamo inoltre scordare che il diaframma, dal punto di vista della sua conformazione, prende contatto anteriormente con lo sterno e lateralmente con la gabbia toracica per un movimento di apertura e chiusura, e posteriormente va a inserirsi sulla colonna lombare a livello delle prime vertebre lombari, L1, L2 e L3. Purtroppo però il diaframma, per svariate motivazioni che eventualmente approfondiremo, perde in certi contesti un pochino di mobilità e la sua mancanza di elasticità si ripercuote inevitabilmente sulla respirazione, sul movimento viscerale e soprattutto grazie alle sue connessioni, le sue inserzioni sulla colonna vertebrale, anche sul movimento di quella che è la colonna, proprio nella sua giunzione, toraco-lombare. Il trattamento del diaframma è sostanzialmente la base di qualunque terapia di tipo osteopatico, ma un suo miglioramento, quindi della sua mobilità, si ripercuote immediatamente dando al paziente una sensazione di liberazione, una migliore respirazione e un senso di movimento migliore di tutta quella che è la cinetica e il movimento della colonna. Per questo ti voglio mostrare come lo tratto io. Per prima cosa si esegue una normale valutazione del rachide e a livello cervicale è molto probabile che troviamo delle posterioità, ovvero delle vertebre che hanno perso il loro movimento naturale e hanno, diciamo così, un posizionamento non corretto, soprattutto a livello delle prime vertebre cervicali, quindi C3, C4 e C5, che guarda caso sono le vertebre che prendono connessione con il nervo frenico, che è il nervo che va a dare l'energia e diciamo, lo start per il movimento del diaframma.
subito dopo aver normalizzato quindi le vertebre cervicali, si passa al trattamento vero e proprio sul diaframma. Normalmente le zone maggiormente dolenti sono quelle che si trovano lateralmente allo sterno, quindi l'osso centrale del nostro torace, e già alla prima pressione e alla prima palpazione si avverte una zona molto densa e probabilmente molto dolorosa per il paziente. Compito di un trattamento corretto per il diaframma sarà quello di andare a mobilizzare e a prendere contatto con le inserzioni costali, andando a lavorare con manipolazioni e trattamenti in posizione supina. E soprattutto sarà importante seguire dei trattamenti in decubito laterale. Normalmente io amo anche trattare il diaframma in posizione seduta, andando ad eseguire delle manovre che serviranno sia a mobilizzarlo, ma soprattutto anche ad elasticizzarlo, eseguendo un vero e proprio stretching. Subito dopo che il diaframma ha migliorato quindi il suo movimento e la sua elasticità, sarà quindi importante andare a trattare il diaframma nella porzione posteriore, quindi andando a trattare la cerniera dorso-lombare, che a questo punto sarà pronta per essere manipolata con una manipolazione diretta per andare a sbloccarla. Nella cura, in un piano di trattamento a 360 gradi, è importantissimo anche il trattamento del diaframma mediante degli esercizi di respirazione che serviranno sia a proseguire il trattamento a casa, sia sostanzialmente a gradualmente recuperare quella elasticità, tono muscolare, che serviranno quindi a mantenere quindi il trattamento guadagnato durante la seduta nello studio. Al termine di ogni seduta, quando ci saremo concentrati esclusivamente sul diaframma, il paziente sentirà un senso di liberazione, come se fossero allontanate quelle zavorre che ci tenevano contratti e compressi a livello del torace. E sostanzialmente si avrà quindi un miglioramento della respirazione e chiaramente una corretta mobilità del diaframma influenzerà anche il movimento viscerale, quindi migliorando quella che è anche la vascolarizzazione dei visceri e il loro quindi movimento, che si ripercuote inevitabilmente sulla loro funzione. Quindi, se anche tu hai un problema di questo tipo e sei di Roma, ti aspettiamo nel nostro studio per una valutazione del tuo diaframma, una valutazione della tua respirazione e se sono implicate altre strutture che sono legate e che portano il diaframma ad una condizione di difficoltà. E quindi sarà il nostro compito valutare il tuo caso e creare un piano riabilitativo specifico e assolutamente personalizzato per il tuo caso. Se ci sono domande, ti aspetto qui sotto nei commenti per rispondere nel più breve tempo possibile. Se non l'hai fatto, metti like a questo video e ti aspetto al prossimo. Ciao!